Canto 8. Era già allora, l'ultima della sera, che fa nascere la nostalgia in petto ai naviganti ed intenerisce il loro cuore, nello stesso giorno in cui essi si sono appena distaccati dai loro cari amici. Era quell'ora che punge di morte, fa sentire più forte la nostalgia e l'amore per la patria, a chi da poco ha lasciato il suo paese. E ode da lontano il suono di una campana che sembra rimpiangere il giorno che muore. Se non che io, in quel momento, cominciai a non udire più sordello e le anime che pregavano, e cominciai ad osservare deliberatamente un'anima levatasi in piedi, la quale, facendo cenno con la mano, chiedeva alle altre che l'ascoltassero. Ella, in atto di preghiera, congiunse le palme delle mani, rivolgendosi intensamente verso Oriente, come se dicesse a Dio: non mi importa di altro se non di pregarti, Te lucis ante. Questo canto così devotamente gli uscì dalla bocca e con tale dolcezza che mi rapì in estasi. E quindi le altre anime, dolcemente e devotamente, seguirono quell'anima, cantando tutti quell'inno con gli occhi rivolti al cielo. E qui, lettore, aguzza gli occhi alla scoperta della verità nascosta nella rappresentazione, poiché il velo allegorico è così trasparente che certamente sarebbe facile fraintenderne il vero senso, cioè attraversarlo senza accorgersi della verità che contiene. Finito il canto, io vidi quella nobile schiera in silenzio guardare verso l'alto, quasi aspettando timidamente ed umilmente, e vidi venire dall'alto e scendere giù due angeli con due spade fiammeggianti, tronche e senza le punte. Verdi come foglie appena nate erano le vesti che essi si trascinavano dietro, mosse ed agitate dal vento delle loro stesse ali. Uno degli angeli si fermò sulla sponda un po' più in alto di dove stavamo noi e l'altro sulla sponda opposta, così che la schiera delle anime nobili della valletta fu contenuta in mezzo a loro due. Si vedeva bene la loro testa bionda, ma la mia vista si smarriva nel guardare il fulgore del loro volto, come se la facoltà della vista fosse sopraffatta da un'impressione troppo forte rispetto alle sue capacità naturali. «Entrambi vengono dal grembo di Maria», disse Sordello, «a guardia della valle per timore del serpente che può venire da un momento all'altro». Per cui io, che non sapevo da quale parte venisse il serpente, mi guardai intorno ed impaurito mi strinsi dietro le spalle di Virgilio. Ora scendiamo entro la valle tra le grandi anime di quei personaggi importanti che ebbero prestigio politico e parleremo loro. Sarà per loro molto gradito vedervi. Scesi di pochi passi e fui più in basso e vidi uno che mi osservava con insistenza, come se mi volesse riconoscere. Era già l'ora in cui l'aria si oscurava, ma non c'era tanto buio che non lasciasse vedere chiaramente quello che prima, anche per la troppa distanza, aveva impedito di vedere. Mi si avvicinò ed io mi avvicinai a lui. Nobile giudice del giudicato di Gallura in Sardegna, Nino Visconti. Quanto fui lieto quando ti vidi e quindi constatai che non eri fra i dannati come forse si credeva fra il popolo. Nessuna espressione di caro saluto rimase inespressa tra noi due. Poi lui, credendo che io fossi morto, domandò: «Da quanto tempo sei qui venuto attraverso il lungo tratto di mare che separa le foci del Tevere dalla montagna?» «Oh», dissi io a lui, «sono giunto questa mattina attraverso i luoghi dei dolori dell'inferno e sono ancora vivo, sebbene facendo questo viaggio cerchi di guadagnare la vita eterna». E come fu udita la mia risposta, anche Sordello con Visconti si ritrassero indietro come gente confusa e meravigliata di assistere a quel miracolo. Sordello si volse a Virgilio e Nino Visconti ad un'altra anima, gridando: «Currado, vieni a vedere che cosa mirabile Dio volle per sua grazia!» Poi, rivolto a me:
Per quella singolare gratitudine che tu devi a Dio che nasconde la ragione prima del suo operare, in modo tale che non vi è passaggio possibile per giungere a comprenderla, quando tu sarai ritornato in terra, di a mia figlia Giovanna di pregare Dio per me. Infatti presso di lui hanno efficace suffragidi vivi che siano in grazia di Dio e quindi innocenti. Non credo che sua madre mi ami ancora, dopo che abbandonò il lutto, che infelice lei dovrà rimpiangere. Dal suo esempio si può comprendere assai facilmente quanto nella giovane donna poco duri il sentimento d'amore, se non è mantenuto acceso dai sensi. I visconti di Milano, che come stemma accampano una vipera che divora un saraceno, non le daranno tranquillità per gli ultimi suoi anni. È un sepolcro più onorato di quel che le avrebbe invece fatto lo stemma del Gallo, emblema di Nino Visconti, giudice di Gallura. Così diceva Nino Visconti, avendo nel volto l'impronta di quel rammarico che viene fuori dall'onore ferito, però con grande dignità. Intanto, in un momento di contemplazione, i miei occhi, desiderosi di osservare, si erano rivolti con insistenza al cielo, proprio verso il polo dove le stelle si muovono più lentamente di quelle che invece ne stanno più lontane, come avviene le parti dei raggi di una ruota che sono più vicine all'asse e che si muovono più lentamente di quelle che ne sono più lontane. E Virgilio: figliolo, che guardi lassù? A quelle tre stelle, della cui luce risplende tutto quanto il polo antartico. Le quattro luminose stelle che questa mattina potevi contemplare sono calate sull'orizzonte dall'altra parte della montagna opposta a quella dove ci troviamo, e queste tre sono salite al posto di quelle. Mentre Virgilio parlava, ecco che Sordello attrasse la sua attenzione, facendolo rivolgere a sé, dicendo: guarda là, il nostro nemico! E puntò il dito perché guardasse verso quella parte. Da quella parte, dove la piccola valle sembra meno riparata, vi era una biscia, forse quella che diede ad Eva il frutto amaro che poi si doveva convertire in tanto dolore. Tra l'erba ed i fiori veniva la perfida biscia, volgendo di quando in quando la testa, leccandosi il dorso. Io, attento alla biscia, non vidi come, quando era venuto il momento in cui i due angeli si erano mossi, vidi però l'uno e l'altro già in movimento alla caccia del serpe, come accade all'uomo che non sa come e quando viene l'aiuto divino, però può constatarne chiaramente gli effetti. Sentendo vibrare l'aria dalle verdi ali degli angeli, il serpente fuggì e gli angeli tornarono al loro posto, ai bordi della valletta, insieme e allo stesso ritmo di volo. L'anima che si era accostata al giudice Nino Visconti, quando questi l'aveva chiamata a sé, non si distolse affatto dal guardarmi, per tutto il tempo che durò l'assalto del serpente contro gli spiriti e degli angeli contro il serpente. Possa la grazia divina che ti guidò verso l'alto trovare nella tua libera volontà tanta materia, tante buone opere, tanta perseveranza quanto se ne richiede per arrivare fino alla cima di questo monte, cioè al paradiso terrestre, disse quell'anima. E se sai notizie certe della Lunigiana e dei paesi vicino, riferiscilo a me, perché in quei luoghi, in vita, io ero potente. Fui chiamato Corrado Malaspina. Non sono però l'antico Corrado capostipite dei Malaspina, ma da lui discesi. Verso i miei nutrì un amore egoistico di casta e di potenza politica, amore che qui si purifica da ogni scoria, diventando amore verso Dio. Oh, non sono mai andato in quei territori, ma chi dimori in qualsiasi paese dell'Europa come può non conoscerli? La fama che tuttora onora la vostra casa celeste esalta i signori Malaspina ed esalta anche la regione da loro governata, così che ne ha notizia anche chi non è stato ancora loro ospite. E vi giuro, possa io giungere alla cima di questo monte che la vostra famiglia non cessa di fregiarsi del merito e della perfetta lode della virtù guerresca, la qualità dei veri cavalieri.
La consuetudine di queste virtù e l'inclinazione naturale al bene la rende così privilegiata che, nonostante il papato colpevole faccia volgere il mondo dal buono al cattivo cammino, essa sola, proprio per la vostra famiglia, cammina per la giusta strada e disprezza la via che porta al male. Ora vai! Non passeranno 7 anni, cioè il sole non tornerà 7 volte nella costellazione dell'Ariete, ossia il sole non si adagerà 7 volte nello spazio di cielo che il segno del montone copre interamente con le 4 zampe a guisa di forche, che codesta generosa opinione che tu hai della mia famiglia potrà essere da te ancor più consolidata. E vedrai che se, come appunto non è possibile, non si arresterà il corso degli eventi stabiliti da Dio, confermerai questa opinione nella tua mente, in seguito a motivi ed argomenti ben più convincenti dei discorsi e dei pareri di altri.